Questa è una serie dedicata ai glutei, lo sai perché? Perché i glutei a un certa si svuotano, e lo sai, se c'hai più di una certa, non diciamo la certa per eleganza tra noi donne, i glutei si svuotano. Però la cosa bella è che con pochissimo, diciamo, impegno potresti avere un risultato eclatante anche con 10 minuti 3 volte a settimana. Allora, di conseguenza, i miei esercizi sono basici, sono semplici, però la verità è che se li segui 3 volte alla settimana daranno risultati garantiti dalla Jill. Allora, siamo in questo bellissimo posto dove c'è un po' di vento e di conseguenza anche se si soffia il vento sul mio microfono, perdonatemi perché sono una donna vera e di conseguenza vi porto a location vere in giro per il mondo. L'altra cosa che mi piace tantissimo ad utilizzare sono gli elastici, perché gli elastici ci danno una resistenza trasportabile, vuol dire che lo posso portare in un ufficio, lo posso portare in vacanza o altrimenti lo posso tenere a casa. Dove si trovano gli elastici? Beh, sono tantissimi tipi di elastici, basta che andate in un negozio di articoli sportivi vicino a voi e troverete l'elastico giusto per voi. Abbiamo due tipologie di elastici in questo momento, abbiamo uno che è già, diciamo, un piccolo cerchio di elastico, altrimenti quelli che si possono essere annodati. Ecco, voglio dire una cosa, quando annodiamo o facciamo il fiocco con il nostro elastico, mi raccomando, fare proprio un fiocco come se stessi legando le scarpe, non mi fare un nodo perché diventa più difficile le slegare, ok? Di conseguenza il nodo mi permette di lavorare. Ok, di conseguenza cominciamo a lavorare i nostri glutei, che è una cosa importante per la nostra felicità. Ok, in ginocchio, posizione classicissima, ma sai che cos'è? La cosa bella del, cioè, ho 46 anni, lavoro in fitness da veramente una vita, i classici ragazzi sono quelli che alla fine ti danno più risultati. Wow, evviva i classici! Ok, andiamo in carpione, fletto la gamba a 90 gradi, proprio 90 gradi, vedi che il ginocchio, ma guarda, facciamo così, mi giro poco di tre quarti, così lavoriamo bene insieme. A questo punto, ok, comincio a lavorare spingendo il piede in su, come se stessi provando in questo momento proprio a lasciare l'impronta sul cielo, ok? Piede a martello e piccolissimo movimento. Questa è un'altra cosa che tantissime persone fanno, non è necessario, ok? Lascia la gamba a 90 gradi, piede a martello, a questo punto è una contrazione, perché il segreto è questo. Se tu provi di imitarmi senza capire quello che stai facendo, molto probabilmente lo farai in modo errato. Invece io ti spiego adesso, proprio qua, sul mio canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi, non fate scherzi. Allora, è gluteo che contraendosi fa muovere la gamba. Bam, bam, continui, spingo in su, ancora, spingo in su, lasciando l'impronta del mio piede sul cielo. Bello come pensiero, no? Tira su, tira su, tira su, tira su, ancora, 4 and 3 and 2, continuiamo, facciamo un altro 8 e 7 6 5 4 3 2, occhio, adesso questo diventa bello, apro in diagonale, ma ti hai capito quello che ho fatto? Da qui, da dietro il mio gluteo in linea, apro e divento in diagonale. A questo punto in diagonale continuo a provare a lasciare le mie impronte su cielo, spingendo. Adesso comincerei. Dice, Gil, ma come le inventi? Le invento perché anch'io voglio avere un gluteo più tondo, più bello, a qualsiasi età. Allora, tiro, vedi? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. Sono un posto bellissimo che si chiama cascata, che vuol dire la cascata dell'acqua, e ci dà la sensazione di essere proprio in mezzo a una cascata. Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e mi rilasso un attimo. Oh, hai sentito? I glutei che si stanno già lavorando meglio, però andiamo avanti, dobbiamo fare l'altra gamba. La gamba sinistra mi metto sempre a carpione. Mi raccomando, le mani sono direttamente sotto le spalle, così non ti stanchi neanche la schiena. Alzo la gamba, squadrata, 90 gradi, piedi non è così, non è così, non è così, è squadrata, 90 gradi, piedi, piedi a martello, ok, il piede proprio a martello, e comincio a spingere su, 2, movimento piccolo,
piccolo, concentrato. Perché concentrato? Perché è il gluteo che si sta contraendo, non è la gamba che fa lavorare il gluteo, ma è il gluteo che fa muovere la gamba. Oh, ricordatelo sempre, piccolo, concentrato, risultati garantiti. Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poi che facciamo insieme, ricordatelo? Sì, apriamo in diagonale, continuiamo a provare di lasciare la nostra impronta proprio sul cielo, ancora, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, un altro 8 per proprio bellezza, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e si sente tutto, ma tantissimo la si sente. E questo è il nostro primo esercizio di questa serie.